Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Buon Natale! Allora, quest'anno ho deciso di farvi compagnia nel giorno di Natale. Spero, mi auguro che abbiate mangiato tanto, tanti piatti prelibati, tanti dolci gustosi. Adesso è arrivato il momento di digerire il grande pasto che facciamo sempre a Natale e quindi sono qui per farvi un po' di compagnia. Nel video di oggi ho deciso di parlarvi di tradizioni natalizie e libri sul Natale, quindi insomma siamo completamente immersi in quella che è la giornata di oggi, il 25 dicembre. So che tutti noi ogni anno più o meno rifacciamo le stesse cose, il Natale è tradizione, so che quest'anno il Natale è sicuramente diverso, sarà sicuramente diverso un po' per tutti, però sono convinta che ognuno di voi abbia ricercato un po' di normalità anche in questo 2020 che di normale ha avuto ben poco. Quindi ho deciso di parlarvi di alcune tradizioni natalizie che però sono un po' lontane da noi, ovvero quelle che mi hanno incuriosito di più spulciando su internet e che vengono portate avanti in altri paesi del mondo. Ad ogni tradizione ho deciso di abbinare un libro sul Natale in modo da darvi anche qualche bel consiglio di lettura in questo periodo. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da avere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già di seguirmi su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Partiamo dai paesi che sono più vicini a noi, quindi dall'Europa. Inizio con la Germania, che secondo me ha una tradizione veramente molto carina. Allora, sappiamo che in Germania sono tipici i mercatini di Natale, che di solito iniziano addirittura a novembre. Noi li conosciamo bene perché ci sono anche nel nord del nostro paese e poi in realtà si sono diffusi un po' ovunque. Bene, anche se questi mercatini iniziano già a novembre, la vera festa, il vero periodo natalizio in Germania inizia il 6 dicembre. Perché c'è una leggenda molto carina che riguarda la notte tra il 5 e il 6 dicembre. I bambini lasciano fuori dalla porta le proprie scarpe perché San Nicolaus passa per le case con un librone nel quale sono appuntati tutte le buone azioni che i bambini hanno fatto, quindi ci sono scritti bambini buoni e bambini cattivi. Con sé ha anche un sacco nel quale sono presenti caramelle e bastoncini. In base al comportamento del bambino, questo San Nicolaus, che poi ricorda il nostro Babbo Natale, lascerà delle caramelle oppure dei ramoscelli. Oggi non c'è più l'usanza di mettere le scarpe fuori lo stivale, appunto, fuori dalla porta, ma si appendono delle calze colorate al camino. In Germania inoltre l'albero si addobba il 24 dicembre e il pranzo di Natale del 25 di solito è a base di carpa e oca arrosto. Un altro paese che secondo me ha una bellissima tradizione è la Polonia. Difatti in Polonia la sera della vigilia, il giorno della vigilia, ognuno ha il suo ruolo. Gli uomini si occupano di addobbare la casa e l'albero, mentre le donne sono in cucina a preparare la cena. Ma anche i bambini hanno un compito speciale, che è quello di stare alla finestra e osservare il cielo aspettando l'arrivo della prima stella. Quando la prima stella arriverà, sarà visibile, insomma, i bambini lo comunicheranno alla famiglia, sarà possibile iniziare a cenare. Questo ovviamente rimanda all'idea della stella cometa che guidò i pastori alla capanna con Gesù. Queste sono due tradizioni molto carine che ho trovato in Europa e quindi a queste ho deciso di abbinare un grande classico. Il libro che vi suggerisco è A Christmas Carol o Canto di Natale di Charles Dickens. Io ho il libro nella sua versione originale, ma sono sicura che chiunque di voi conosca in realtà questa storia, anche se magari ha soltanto visto una delle tantissime rappresentazioni cinematografiche che sono state realizzate. Io per esempio adoro la versione animata con Jim Carrey. In ogni caso, se non l'avete fatto, vi consiglio di leggere il libro, quindi di leggere la storia originale raccontata da Dickens. La storia la conosciamo tutti, quindi non c'è bisogno che la ripeta adesso. L'idea di questi fantasmi dei Natali passati, presenti e futuri è qualcosa che è stato ripreso tantissime volte in tante storie anche che non rappresentassero proprio effettivamente questo libro. In ogni caso, l'insegnamento che è alla base di quest'opera è abbastanza chiaro. Le azioni
che noi teniamo ogni giorno influenzeranno quello che succederà nel nostro futuro, ma allo stesso tempo non è mai troppo tardi per cambiare e per diventare delle persone migliori. Insomma, un libro meraviglioso che non può mancare nelle vostre librerie. Passiamo adesso al Natale africano, quindi ci spostiamo proprio in un altro continente. Ovviamente l'Africa è un continente enorme, quindi le tradizioni variano molto da stato a stato, però mi sono appuntata a quelle che secondo me erano le più interessanti. Ad esempio, in molti stati dell'Africa centrale il periodo di Natale coincide con la fine della raccolta del cacao e quindi è l'occasione per molte persone, molti lavoratori, di poter tornare a casa e festeggiare con la propria famiglia. Di solito nel periodo natalizio vengono fatti molti balli tradizionali, in alcuni stati addirittura indossando delle maschere di legno legate alle tradizioni locali. Anche in Africa è presente l'albero di Natale, anche se è una cosa un po' diversa da quella a cui siamo abituati, perché c'è un arco di foglie di palma intrecciate con dei fiori bianchi che sbocciano proprio a Natale. Per quanto riguarda invece l'usanza dello scambio dei doni, in Africa solitamente si scambia cibo cotto o da cuocere. E in ogni caso, il giorno del pranzo di Natale, le porte delle case vengono lasciate aperte in modo che tutti si sentano invitati a poter entrare e condividere un pasto insieme. I doni appunto sono in cibo e molto spesso le famiglie ricevono più di quanto effettivamente riescano a consumare, ma questo è considerato di buon auspicio. Proprio legandomi al fatto che, secondo me, questa tradizione ci ricorda quanto sia importante la convivialità e che quindi, più che lo scambio di doni materiali, la cosa bella è stare insieme a Natale, ho deciso di proporvi un libro molto particolare. Il libro in questione è Il regalo più bello, Storie di Natale. Questo è un libro che raccoglie tante storie raccontate da autori famosissimi. Abbiamo Fitzgerald, abbiamo Louisa May Alcott, Dino Buzzati, Elsa Morante, insomma autori di un certo spessore che hanno voluto raccontare in qualche maniera il Natale. In realtà in questo libro sono racchiuse storie che analizzano un po' tutti gli aspetti del Natale. Certo, ci sono quelle storie che parlano di spensieratezza, di amore per il prossimo, di convivialità, di aiuto verso i più bisognosi, ma ci sono anche quelle che mettono in evidenza i lati oscuri del Natale, quindi famiglie tra le quali magari ci sono dei problemi costrette a vedersi per Natale, persone che non sono tanto fortunate da poter vivere un Natale nell'abbondanza. Quindi insomma, tanti aspetti del Natale, tante sfaccettature di questa festa famosissima che i vari autori hanno deciso di raccontare nelle loro storie. È un libro che mi è piaciuto moltissimo e che vi consiglio vivamente, soprattutto se amate la bella letteratura. Passiamo adesso all'Asia, o più precisamente al Giappone. In Giappone viene festeggiato il Natale, anche se in realtà è diciamo più associato a un periodo di felicità condivisa piuttosto che a un'effettiva festività religiosa. In particolare durante il periodo natalizio in Giappone si festeggiano gli innamorati e le famiglie con bambini piccoli. Infatti proprio le coppie e le famiglie con bambini si recano nel periodo di Natale al ristorante a mangiare pollo fritto e la famosa Christmas cake, che poi in realtà è pan di spagna ricoperto di panna, fragole e immagini di Babbo Natale. Anche in Giappone avviene lo scambio dei doni, ma principalmente tra innamorati, quindi insomma è una festa che si avvicina un po' di più al nostro San Valentino. Ecco perché per questa tradizione non potevo che scegliere un libro ambientato a Natale ma che parlasse d'amore. In particolare vi propongo Meet Me Under the Mistletoe di Abby Clemens. È un libro in lingua inglese che ho comprato diversi anni fa e letto diversi anni fa. In realtà se cercate libri sul Natale con una storia d'amore, l'editoria italiana ne è piena. Però insomma questo era un libro che avevo letto e del quale mi faceva piacere parlarvi. È una storia che forse vi ricorderà anche un film che è stato fatto che ha più o meno la stessa trama. Abbiamo qui due protagoniste, due ragazze che sono state molto amiche durante il periodo scolastico, ma dopo gli studi le loro vite si sono allontanate. Una vive a Londra occupandosi di moda, quindi in una metropoli, in una grande città, l'altra invece si è trasferita nello Yorkshire, quindi in un piccolo paese molto più tranquillo.
Il caso vuole che le due donne abbiano necessità di scambiarsi la casa, l'una perché deve recarsi a Londra per assistere la suocera che ha bisogno di essere curata in un ospedale di Londra e l'altra coglie l'occasione perché ha bisogno di un cambio di vita e quindi insomma di accetta questo scambio di case. Ovviamente problemi lavorativi, problemi familiari, storie d'amore si metteranno in mezzo nel percorso di queste due donne che si ritrovano a vivere in un ambiente completamente diverso da quello a cui erano abituate e vedremo che alla fin fine questa esperienza insegnerà loro tante cose anche su loro stesse e sui loro bisogni. Una storia di Natale molto semplice, molto, molto leggera, però secondo me è perfetta per questo periodo. Passiamo adesso al continente americano, in particolare al Canada. Il Canada è una regione ovviamente vastissima e dove ogni zona ha in realtà le proprie tradizioni. Vi nomino quelle che sono un po' le più famose che mi hanno colpita di più. Ad esempio a Labrador City c'è la gara per la casa più bella, quella addobbata in maniera migliore, quindi con tante luci e addirittura delle statue di ghiaccio nel giardino, quindi qualcosa proprio da film. Nella Nuova Scozia invece si usa mangiare aragosta e frutti di mare al posto del classico tacchino e a Montreal invece c'è la classica e famosissima parata di Santa Claus, famosa in tutto il mondo. Se parliamo di Santa Claus non posso che nominarvi il libro Babbo Natale, che purtroppo non ho qui con me perché ce l'ho dai miei genitori e mi sono dimenticata di prenderlo per questo video. Comunque è un libro che parla della storia di Babbo Natale, quindi come è nata questa figura che ormai è conosciuta in tutto il mondo, la figura di un uomo che il giorno di Natale decide di fare dei regali ai bambini se sono stati bravi, se si sono comportati bene. Questo libro ce l'ho praticamente da quando ero piccola e ne ho letta soltanto una parte, forse perché quando l'ho letto ero ancora veramente troppo piccola e essendo un romanzo magari anche un po' corposo non sono riuscita a terminarlo. Spero di riuscirci quest'anno, sarebbe insomma mi farebbe molto piacere proprio perché è un libro che ci riporta all'interno dello spirito natalizio, ma soprattutto ci riporta ad essere bambini, perché la figura di Babbo Natale è qualcosa che ha caratterizzato l'infanzia di tutti e che a tutti è un po' dispiaciuto perdere quando siamo diventati grandi. Quindi secondo me è un libro che può essere una bella lettura per noi adulti per il Natale, ma anche da condividere con i nostri bambini. Infine passiamo all'Australia, probabilmente il paese nel quale il Natale viene festeggiato nella maniera più diversa da noi, forse insieme all'Africa, perché a dicembre in Australia è caldo, quindi si festeggia il Natale con delle grigliate sulla spiaggia. L'albero di Natale viene fatto anche in Australia, ma è un po' diverso dal nostro perché è una pianta tipica australiana. Viene chiamata Christmas Bush ed è una pianta con delle piccole foglioline verdi e dei fiori bianchi. Il 24 dicembre c'è il Carols by Candlelight, quindi le persone si riuniscono nelle piazze dei paesi e delle città con una candela per cantare tutti insieme canzoni natalizie, mentre il 26 dicembre, quindi il giorno dopo Natale, Santo Stefano, è il Boxing Day. Inizialmente era nato come una giornata da dedicare ai più bisognosi della città che ricevevano dei doni da parte delle altre persone del paese, da qui nasce il nome Boxing Day, da box, scatola. Col tempo poi è cambiato e il 26 dicembre in realtà è una giornata in cui ci sono moltissimi eventi sportivi seguiti da tutto il paese. Proprio perché parliamo di tradizioni molto lontane dalle nostre, ho deciso di proporvi un libro che ha davvero poco a che fare con lo spirito natalizio, perché c'è un omicidio. Sto parlando della mattina del 25 dicembre di Kitchen, un romanzo del 1935, ma assolutamente da non perdere. In questo caso il protagonista si ritrova a passare il Natale a casa di un suo cliente, visto che la sua famiglia è lontana, e con la sua famiglia. In realtà in casa ci sono diversi membri, diversi ospiti piuttosto particolari che la sera della vigilia di Natale si ritrovano a fare dei giochi di società. Durante uno di questi giochi il protagonista ha un piccolo infortunio, va a letto e la mattina del 25 dicembre, quando si sveglia, scopre che una signora, una docile signora che dormiva nella camera superiore alla sua, pare essersi gettata dalla finestra in un momento di sonnambulismo. Sembra appunto quindi
quindi un incidente, ma in realtà vedremo che le indagini porteranno su un'altra strada. Un libro che appunto parla di Natale, perché siamo a Natale, ma succede la cosa che nessuno vorrebbe mai accadesse, ovvero la morte di una persona e quindi la casa piena di poliziotti e l'indagine che ne segue. Secondo me è un libro molto carino, molto intrigante, un po' alla Agatha Christie, perché anche qui abbiamo un numero ristretto di sospettati, tutti all'interno della stessa casa. Secondo me potrebbe essere la lettura adatta per chi ha voglia di un po' di tensione, un po' di brio anche in questo Natale. Bene ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia in questa giornata tanto bella e tanto particolare quest'anno. Vi auguro di nuovo un buon Natale e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!